Abbiamo con noi Mario Landi, coordinatore nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, a cui vogliamo rivolgere qualche domanda riguardo alla prossima convocazione nazionale del movimento che si terrà a Rimini dal 29 aprile al 2 maggio. A che punto è l'organizzazione di questo evento così atteso? Ormai mancano quasi 2 mesi e mezzo, l'organizzazione è molto avanzata, i padiglioni della Fiera di Rimini sono stati prenotati e l'organizzazione anche del programma è in una fase ormai definitiva, di definizione completa. La data è quella che è già conosciuta da tutti, saremo a Rimini dal 29 aprile al 2 maggio. Il tema della convocazione è lo spirito che rende testimonianza, perché la verità è un tema molto importante, attuale, è un'epoca nel quale la verità è sempre più sottaciuta, è sempre più soffocata da false ideologie, da false verità. Vogliamo sottolineare come lo spirito porti la verità e possa fecondare con le sue ragioni anche la vita del mondo e della storia. Saranno 4 giorni, come sempre, molto articolati e pieni di iniziative, di appuntamenti. Avremo tanti relatori. Come al solito sarà una convocazione nella quale l'esperienza spirituale, la riflessione, la formazione, la fraternità regneranno sovrani. Ma il programma delle giornate che cosa prevede? Beh, il programma delle giornate, ormai siamo alla 33ª convocazione, quindi c'è un programma ormai che si è storicizzato, c'è la prima sessione d'accoglienza giovedì 29 aprile e il 30 aprile sarà una giornata dedicata alla celebrazione penitenziale, sarà una giornata sulla misericordia di Dio. E nel pomeriggio del 30 aprile invece avremo un momento dedicato ai sacerdoti, è l'anno sacerdotale indetto da Benedetto XVI. Intendiamo onorare i sacerdoti presenti e anche ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio. La giornata invece del 1º maggio sarà una giornata articolata in due momenti diversi. La sessione mattutina sarà dedicata alla predicazione e alla preghiera di guarigione, mentre il pomeriggio sarà più dedicata alla riflessione su un tema della cultura di Pentecoste. L'ultimo giorno, il 2 maggio, sarà la giornata delle conclusioni e del congedo. E riguardo agli ospiti, possiamo avere qualche anticipazione? Il programma è in via di definizione, attendiamo conferme di presenze autorevoli, di amici, di esponenti del mondo ecclesiale, sociale, ma possiamo già confermare alcune presenze di amici e di fratelli che già negli anni scorsi sono stati presenti a Rimini e sono stati per noi un punto di riferimento. Sarà presente Padre Raniero Cantalamessa, che detterà la predicazione nella giornata della Misericordia e sarà un po' l'animatore di tutta la giornata, anche nella sessione pomeridiana di giorno 30. Infatti introdurrà la festa sacerdotale e animerà questo momento insieme a tutti i sacerdoti presenti nel grande padiglione della Fiera, che ospiterà come sempre oltre 15.000 persone e ci saranno almeno 500 sacerdoti presenti. Altra presenza importante è quella di Kevin Ranagan, uno studente del famoso ritiro di Duquesne, che ha dato avvio in realtà al rinnovamento carismatico cattolico negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, uno dei testimoni più autorevoli degli inizi del rinnovamento carismatico. Sarà con noi per dare la sua testimonianza, per donarci la sua parola e anche la sua preghiera. Giorno 1º maggio, invece, la mattina, nella sessione dedicata alla preghiera di guarigione, avremo un ritorno in mezzo a noi, Damien Stein, fondatore della comunità Cor et Lumen Christi in Inghilterra, e lui animerà la preghiera di guarigione e di liberazione. Questi sono soltanto alcuni dei nomi che hanno già
confermati a livello ecclesiale, è stata confermata la presenza del Cardinale Sandri del Vaticano, e sarà in mezzo a noi, ma siamo in attesa di ricevere conferme di altri eminentissimi cardinali e vescovi che verranno a donarci la loro parola nelle celebrazioni eucaristiche e a confermarci nella fede. Grazie.